Cari bambini, cari ragazzi, eccoci di nuovo qui. Il Vangelo di domenica prossima, 24 ottobre 2021, ci parla della guarigione di un cieco. Gesù sta passando e questo cieco inizia a gridare e anche se gli dicono di tacere e Gesù passa più avanti, questo cieco continua a gridare. Questo grido è il segno della preghiera. È importante pregare perché ci mette in contatto con Gesù, è importante farlo con tutto il nostro cuore e non solo come una cosa da fare. Quando vogliamo ringraziare Gesù, facciamolo col cuore, non solamente perché bisogna dirgli grazie. Quando sentiamo che c'è un bisogno speciale per noi o per qualcuno della nostra famiglia o per qualche amico, facciamolo e facciamolo ancora, facciamo questa preghiera con grande forza, con grande fiducia e ancora e ancora. Ci stanchiamo troppo facilmente, troppo velocemente di pregare. Ecco, se preghiamo davvero con tutto il cuore, saremo anche più attenti a capire quando è che Gesù si sta fermando, quel momento in cui ci può sembrare più vicino. Ma è importante che poi ascoltiamo, perché tutto cambia quando Gesù dice quella parola, coraggio, di chiamarlo. E allora gli altri gli dicono, coraggio, alzati, ti chiama. E la parola di Gesù, quando è ascoltata davvero con fiducia e con amore e con la speranza, davvero credendo che si può realizzare, addirittura un cieco si alza in piedi, butta via il mantello, va verso Gesù. Pensate, per un cieco mica dovrebbe essere facile fare una cosa del genere, eh? Alzarsi in piedi, camminare, buttare via il mantello. Eppure lui lo fa grazie alla forza di questa parola di Gesù. E allora, tante volte anche noi dovremmo ascoltarla meglio. Ma uno potrebbe dire, vabbè, quello era cieco e quindi aveva da gridare, quindi aveva da ascoltare questa parola in modo da poi essere guarito, ma noi ci vediamo bene per fortuna. Ecco, ma a volte non ci rendiamo conto bene di quanto siamo amati da Gesù e dagli altri. E rimaniamo un po' a lamentarci di tante cose e siamo tristi per delle cose che non sono veramente così gravi. Ecco, è come se in quel momento non vediamo il bene, non vediamo, quindi siamo un po' ciechi. Ecco, allora il Signore ci vuole aprire il nostro sguardo in modo che possiamo vedere quanto siamo amati da Lui, possiamo vedere che Lui è sempre nella nostra vita e possiamo sapere bene cosa fare per essere più felici e più vicini a Gesù, ascoltando la sua parola. E allora il Signore ci vuole dire che anche se adesso stiamo passando un momento magari difficile o anche un momento bello, avere fiducia in Lui. Anche nei momenti difficili Lui ci può dare, ecco, questa luce della vita, cioè questa speranza, questa certezza del suo amore. Ci vediamo presto.